Sono perfettamente d'accordo con te, Danny. Una banca della pelle non è molto dissimile dalle banche degli organi, che del resto già esistono. Ma c'è un problema. Nella pelle sono presenti più batteri di quanti possono essere presenti in qualsiasi altro organo. Come fai a neutralizzarli e a controllarli? Tu dimentichi che io mi occupo solo di chirurgia plastica. Vedi, ai nostri clienti non serve un intervento d'urgenza. Quindi possiamo esaminare con calma la pelle che ci necessita. Il nostro mestiere non è solo modificare le impronte digitali. Il tuo ideale sarebbe un uomo spellato vivo. Per ricucirgli addosso una pelle nuova. Non hai tutti i torti. Secondo me è un vero peccato che al giorno d'oggi non scortichino più nessuno. Beh, prova. Facciamo un referendum. Passata, conosco la strada. L'abbiamo passata. Quella fattoria è dopo la provinciale 12. Noi invece dovevamo girare alla provinciale 11. Papino, perché non torniamo indietro? Perché non c'è bisogno. Non ricordo perfettamente ogni metro di questa strada. Se tu fossi meno duro di testa e ti fermassi un momento a dare un'occhiata a questa carta, ti accorgeresti. Sì, va bene. Vado ad avvisare la guardia medica. C'è il dottor Kellogg? È urgente. Che cosa è successo, Steve? C'è stato un incidente a un paio di chilometri sulla statale. Devo prendere l'ambulanza e andare a vedere? Sì, certo. Beh, un trapianto di tale entità e con la pelle di un morto non è mai stato tentato. Perciò... Steve, sei ancora lì? Sì. Bene, allora aspetta un momento. Vengo anch'io con te. Aspettami all'uscita. Ma Danny, dove vai? Abbiamo un sacco di decisioni da prendere. Sono un medico e là fuori c'è un ferito. Per le questioni amministrative, pensateci voi. Perché io non sono un medico. Bob, sta attento! Bob, prendi l'estintore! C'è una donna sotto la moto! Thank you.
svelto, Steve, andiamo. Deve essere morta. Oh mio Dio. Com'è l'emorragia? Forte. Il ragazzo ha solo una mano rotta ed escoriazione di poca importanza. Ma è lei che è gravissima e bisogna operarla immediatamente. Lo so che non spetta a noi, ma non abbiamo scelta. Com'è la pressione? Scende. Direi che ha appena un'ora di vita e ci vogliono 3 ore per il più vicino ospedale attrezzato. Ma non posso farla morire! E metti a fuoco. Ah, allora avevo ragione. È chiaro che c'era un ferito. Strano che lo portino qui. Svelti, svelti! Subito in camera operatoria. Poi pensate ai ragazzi. Provvedi a fargli fare una radiografia al torace. Fagli un'iniezione di Demerol al più presto. Sbrigati! Ci penso io. Va bene. Presto, preparate la sala operatoria. Avvisate il dottor Carter. È tutto pronto, dottore. Ma che è successo? Una ragazza è caduta con la moto. E che cosa c'entra? Questo non è mica un ospedale. Non mi piace affatto, Danny. È la mia grande occasione. Ma è anche un grande pericolo. Ha dalla vita in giù e tutta la gamba sinistra maciullata. Che accadrebbe della clinica se ti morisse sotto i ferri? Ah, smettila, è sciocco essere pessimisti. Sono anni che mi preparo a questo evento. La prego, mi faccia rivedere Rosie. Ora non posso. Perché no? Oh, Gesù. Mi dica la verità, è morta? No, ma è grave. Da anni mi preparo ad affrontare un'operazione di chirurgia plastica mai tentata sinora. Ci siamo trovati di fronte allo spappolamento del rene e a gravi ustioni di terzo grado. Abbiamo provveduto a fermare l'emorragia e abbiamo eliminato il rene andato distrutto. Ora preleverò dalla coscia della gamba destra un campione della sua pelle. Come sapete, da anni in questa clinica conservo in speciali apparecchiature pelle di persone morte in incidenti di vario tipo e ritengo di essere in grado di poter sostituire la pelle distrutta con pelle da me conservata. Come ben sapete, l'innesto di pelle umana da individuo a individuo è risultato sinora impossibile a causa dei gravi problemi di rigetto esistenti. I miei studi di tutti questi anni mi hanno dato la possibilità di scoprire che esistono 8 tipi di pelle con ognuna 3 tipi di sottospecie, pertanto 24 tipi di pelle differenti. Ora, se noi sostituiamo la pelle di un individuo con la pelle di altro individuo, ma con lo stesso tipo di pelle, avverrà ciò che tutti noi ben conosciamo per il sangue. Non avremo rigetto. Ora, io prelevo un campione della pelle della paziente per poter studiare a quale tipo e sottospecie di pelle appartiene. In un secondo intervento, che avverrà domani, applicheremo a questa figliola una nuova veste e l'incidente subito sarà solo un brutto ricordo. Lei esclude qualsiasi possibilità di rigetto, dottor Kellogg? Sì, dottor Carter. Escludo sin da ora qualsiasi possibilità di rigetto. E se non tentiamo questo esperimento, la ragazza ha poche possibilità di sopravvivere. Signori, domattina alle 9 vi voglio tutti presenti.
Purtroppo la ragazza è ancora in grave stato di shock e non posso autorizzare il trasporto in un ospedale. I suoi trapianti vanno molto bene. Abbiamo anche controllato i suoi innesti interni elettronicamente. Il nuovo tessuto si è già perfettamente amalgamato con il tessuto preesistente. Certo, il casco l'ha salvata da danni più gravi al cervello, ma finché non riprende conoscenza... Non sa se è normale. Esatto, lo sapremo solo quando avrà ripreso conoscenza. Io ho fatto del mio meglio. Tu non lo sai, ma su Rosie ho rischiato tutta la mia carriera. Senti, sta tranquillo. La tua Rosie qui da me è in ottime mani. Ti telefonerò personalmente non appena darai i primi segni di risveglio. Quando ho visto la ragazza in che stato era, non avrei mai creduto che se la sarebbe cavata. La tua mano? Ah, me l'hanno dovuta ingessare. Mi leveranno il gesso fra qualche giorno. Comunque mi hanno assicurato che tutto è tornato a posto. E purtroppo non posso ancora dire la stessa cosa per Rosie. Ho paura che non riescano a capirci niente neanche loro. Già. Ho saputo che le hanno dovuto sostituire tutta la pelle del ventre e della gamba sinistra. Secondo me è già un miracolo che sia ancora in vita. Sì, anche questo è vero. Salve, Lloyd. Salve. Come va? Non male. Sei pronto per la fase 2, eh? Sì, una ritoccatina all'occhio. Non vuoi invecchiare? Certo. Andiamo, ti accompagno in città, ho un sacco di pratiche da sbrigare. Okay. Ci vediamo. Arrivederci. Allora mi sembra che Rosie si stia avviando alla guarigione. Io non l'avrei mai creduto. Appena si riprende, ti toccherà sposarla. Cosa di più di un incubo. Tu e Arte avete avuto un terribile incidente con quella moto maledetta. Con la moto? Sì. Stai sanguinando. Vado a chiamare il dottor Kellogg. Oddio, sei così calda. Mi sento bene ora. Senti, non sono un dottore. Forse hai bisogno... Caro. Senti, forse ti sbagli. Io non sono Arte. Se chiamo il dottore... Che cos'hai? Mi fai male? Lasciami, mi fai male! Ah!
Sì? Chi c'è? Accidenti! Che le succede? È sangue! Dove diavolo sei ferito? Ma non lo so, non ricordo niente. Lei è sonnambulo? Può essersi ferito giù in giardino e poi è rientrato senza svegliarsi? No, non credo. Non mi è mai accaduto prima. Passami il cotone. Ha due strani buchi sotto l'ascella. Non accennano a rimarginare. Dammi anche un coagulante, deve aver già perso molto sangue. Bene. Grazie. Le fa male qui? No, non sento niente. E se spingo? Il mio lato destro mi sembra diventato insensibile. Ho come un formicolio. Dottor Kellogg, Maxim vuole vederla. Proprio in questo momento? Ha detto che è importante. Credo riguardi Rosie. Ok. Senti. È più grave di quello che pensavo e sarebbe bene trasportarlo subito all'ospedale in città, ma prima prelevagli un po' di sangue. Me ne servono almeno 10 centimetri cubici prelevati direttamente da quelle ferite. Poi dia a Steve di portarlo giù in città con l'ambulanza. Digli di portarsi dietro del plasma. C'è qualcosa di strano in lui. L'ho già operato una volta e il suo sangue coagulava perfettamente. Lo ricordo, dottore. Allora, Maxim, che c'è? Mi aveva detto di andare a vedere dove poteva essersi ferito il signor Walsh là fuori, ma non ho trovato niente, né sangue né altro. E poi mi ha chiamato Rita. Meglio non toccare niente, dottore. La polizia vorrà esaminare la stanza così come l'abbiamo trovata. Perché la polizia? Beh, il signor Walsh deve aver tentato di violentare questa povera ragazza. Non è la prima volta che accadono queste cose e deve essersi tagliato. Judy Glasberg. Un'altra volta qui. Papà pensa che il nuovo naso non sia abbastanza carino, perciò vuole che lo cambi ancora. Ho cercato di convincerlo dicendo che è esattamente come il suo e lui dice che proprio per questo lo devo cambiare. Che cos'è? Oh, non lo so, me l'ha consigliato papà di leggerlo. Thank you.
Bene, sei anche una bella ragazza. Giusto, non sei niente male. Vuoi bere con me? Avevo proprio bisogno di una bella donna. Vieni, non fare storie. Ci divertiamo. Su, non fare la difficile. Fatti vedere. Hai del sangue sulla bocca. Sei molto bella. Ti piaccio? Ehi, Lloyd, ma che diavolo fai? Mica vorrei andartene. I dottori ancora non lo sanno perché perdi tanto sangue. Ma no, si è rimarginata. Nessun problema. Nessun problema, eh? Non ti reggi? Le stupidaggini. Va bene. Se viene l'infermiera di notte, le dirò che sei uscito un momento a prendere una boccata d'aria. Perfetto. Ci vediamo domani. Bene, sta attento. Mi porti a Camelford, poi le dirò dove andare. Bene. Buonasera. Credevo stessero tutti dormendo. Posso venire dentro con te? Sono stata a letto per tanto tempo e ho il corpo tutto indolenzito. Ci facciamo un po' di compagnia. Beh, io veramente stavo per uscire. Ho le mani gelate. Oh no, resta ancora. Qual è il tuo nome? Judy Glasgow.
preferisco fare i turni di notte. Vede, c'è molto meno traffico. Oh, le do fastidio se parlo. Il caso me lo dica. Serve per far passare il tempo. Lo siete! Sono in grossi guai, devi aiutarmi. Rosy, sei veramente tu? Rispondimi, come stai? Art, devi aiutarmi. Che succede, tesoro? Senti, vieni subito qui alla clinica. Ti prego, sono in pericolo, devi aiutarmi. Rosy. Che cosa sta accadendo? Ma come sei in piedi? Rosy, rispondimi. Vieni, cara. Dove diavolo ho messo il numero di quella clinica? Dottore, Rosy ha ripreso conoscenza. Bene, Rita. Penso sia meglio che le parli prima da solo. Va bene. Rosy, sono il dottor Kellott. Dan Kellott. Andiamo, non c'è ragione di piangere. Oh, dottore! Su, su. Va tutto bene. Calmati. Rosy, la cosa più importante adesso è che hai ripreso conoscenza. Ok? Bene. Prima però voglio controllare tutti i trapianti di pelle che ti abbiamo fatto. Hai visto? È un piccolo capolavoro. Non hai un segno. Comunque, semmai c'è un'altra cosa che mi preoccupa. Mi sento così strana, dottore. Oddio mio, mi aiuti lei. Su, avanti, Rosy. Ho solo trovato nel tuo sangue dei germi che non sono ancora riuscito a classificare. Bene, adesso ti prego, basta piangere. Devo visitarti. Bene, basta così. Ok. Là. Oh, guarda l'uomo patata. Vedi come l'uomo patata ama la donna pomodoro? Accidenti. Scusa, piccolo. Pronto, chi parla? Ma lo sapete che ore sono? Scusi, dottore, sono io, Ridard. Scusi se la disturbo a quest'ora. Si tratta di quella Rosy. Non lo so, non so niente. Per quanto mi risulta, è in coma profondo. Ho appena ricevuto una telefonata dalla clinica. Da chi? Da Rosy. Da chi? Da Rosy. Ma avevate detto che mi avreste avvisato, accidenti. Mi ha detto di essere in pericolo. Vuole che l'aiuti. Ma cosa sta accadendo, dottore? Senti, Hart, probabilmente è solo spaventata e confusa. Hai provato a chiamare il dottor Kellott in clinica? È per questo che ho telefonato a lei. Non trovo più il numero. Ok. Ok, lascia stare, ci penso io. Chiamo subito il dottor Kellott, così accertiamo se si tratta di uno scherzo. Mi sembra impossibile che Rosy possa telefonare, capisci? Comunque ti chiamo immediatamente. Nel caso, in clinica? Ti accompagno io. D'accordo, dottore. Non so come ringraziarla. Sono convinto che deve trattarsi di uno scherzo. Mm.
dottore. Ti fa male? No, non mi fa male. Quanto tempo sei sveglia, Rosy? Lo sai? Un paio di giorni. Ti senti debole? Mi sento forte. Mi sento molto forte. L'infermiera mi ha detto che non hai voluto che ti applicasse le fleboclisi. Perché? Non mi servono. Non ho bisogno di quella roba. Non capisco. Sono la tua sola fonte di nutrimento. Non è vero. Non lo sono più da almeno un paio di giorni. Dal giorno che quell'uomo... Quell'uomo? Perché? Che cosa gli hai fatto? Quello che farò a lei. Svelta, dammi un quarto di pollo arrosto. Sì, signore. Vogliono un quarto di pollo arrosto. Bene. E poi? Da bere niente? Oh, signore, perde sangue da un occhio. Non è niente. Perché non vai da un dottore? Sono tutte stronzate. Sam, i tuoi würstel. Oh, quelli erano miei, amico. Guarda che quelli erano miei. E se non frega, li mangio io. Non picchio mai uno con gli occhiali. Fermo! Ma sei pazzo? Sei sicuro di poter operare Dan? Potremmo rimandare, non è urgente. No, no, io sto benissimo. Non lo so, mi sembri molto pallido. Che cosa hai fatto al collo? Mi sono tagliato facendomi la barba. Bisturi. Guarda. Vuoi che la completi io la sutura, Danny? Mi serve qualcosa con cui tagliare, Roxanne. A che ti servono le forbici adesso? Sì, sì, mi servono le forbici. Ora! Forbici. Ah!
È diventato pazzo, sta uccidendo tutti. Cosa? Vieni con me, dobbiamo fare qualcosa. Calmati. Vieni con me, ti prego. Per il 43enne Fred Atkins di Camelford. La lite tra lui e un camionista rimasto sconosciuto è iniziata su chi doveva essere servito prima. L'Atkins, che mostrava un evidente stato di esaltazione, mordeva la cameriera del self-service ad un braccio. Il camionista e il cuoco tentavano di difendere la ragazza, ma poco dopo l'Atkins decedeva per cause non ancora definite. Le autorità sanitarie parlano di un caso grave di idrofobia. Tutte le persone coinvolte sono state immediatamente vaccinate. Ma di cui sta parlando la radio? Il medico provinciale... Che ne dice? Andiamo a mangiare qualcosa? Nel nostro stato sono anni che non vengono registrati casi di idrofobia. Che sta succedendo? Non lo so. Il posto brulica di poliziotti. Eh sì, lo vedo. Oddio, no. Che c'è? È Rosy, me lo sento. È successo qualcosa a Rosy. Oh, Art, sta calmo. Che c'entra la polizia con una ragazza che si risveglia dal coma? Si fermi. Si fermi, dottore, la prego. Su, calmati, Art. Aspetta. Bill, che diavolo sta succedendo? Dov'è il dottor Kellogg? Morri, grazie a Dio sei qui. Non capisco niente. Sì, sto cercando una ragazza. Era ricoverata qui. Mi ha telefonato stanotte e ora nessuno sa dirmi dove sia. C'è una ragazza lì sotto. Vuole vederla? Si chiama Rosy. Purtroppo non lo sappiamo. Venga, di al capo che vado giù con questo signore. Mm-hmm. Torno subito. Va bene. Da quanto capisco, lei è un dottore di questa clinica. Sì, esatto. Dicevi. Venga che... con me, la prego. Mi scusi. E tu? No, Murray, non posso. Non posso. Io ho visto. Ho visto. Dottor Seifer, la prego. Due miei uomini sono stati morsi. E se è idrofobia, sono guai. Ho già chiamato un'autoambulanza con delle dosi di vaccino. L'ha morso ad una mano. Non capisco. Lei mi continua a parlare di morsi. Ma morsi da chi? Da quello. Chi? Guardi dentro il furgone. Di batteri nella pelle! Di batteri nella pelle! Allora può confermarmi che quell'uomo chiuso nel furgone è il dottor Daniel Kellogg? Ci siamo. Venga. Mi dica se è lei. È lei Rosy? No. No, non è Rosy. Rosy, ne vuoi un poco? Pane e salsiccia. Su, prendi. Lo prendo volentieri, ho una fame da lupo. Grazie.
proprio quella salsiccia che ti ha fatto male. Coraggio, da fuori, fuori tutto. Finito? Vieni, mettimi un braccio al collo. Al primo paese ci fermiamo in farmacia e ci facciamo dare qualcosa. Ehi, amico. Dove sono? Devo essermi addormentato un poco. Stavo guidando. Che freddo. Ah, bene. Questa volta non ti multo, ma ti ricordo che ci sono le piazzole per dormire. Grazie. Su, avanti, muoviti. Qui la strada è stretta ed è pericoloso fermarsi con questo bestione. Sì, grazie, vado. Mi scusi. Ok, buongiorno. Salve, dove sei diretta? Montreal, lei invece dove va? Sali, anch'io. Magnifico. Ah, cominciavo a pensare che non sarei più arrivata a casa. Claude Lapointe. Ufficiale di sanità. Mi spiace, ma non può passare. Perché? Se entra in questa zona, sarei costretto a non farla più uscire. Tutta la clinica è ora in quarantena. Si suppone che sia in atto un'epidemia. Pronto, Mindy? Sì, sì, sono io. Come stai? Bene, grazie. Senti, pensavo che Rose potrebbe mettersi in contatto con te. Sofia. Che cosa? Ti ha telefonato? Dai, e quando è stato? Allora hai paura che certo che sei ubriaco? No, sì, che ti frega, non capisco. Tanto non ti posso. Sì, sì, certo, va bene. Va bene. Sì. Senti, Mindy, per favore, dille che sarò trattenuto all'ufficio di polizia di Camelford per almeno 48 ore. Ti prego, se volesse andar via, cerca di trattenerla. Grazie. Ok, Mindy. Ciao. Hai visto dove è, Eddie? Lascia il camion sul piazzale e se ne va quel figlio di puttana. Prima ho visto che andava da quella parte. Non stava bene. Si imbottiscono di whisky e poi dicono di non sentirsi bene. Non è Eddie, lo sai. Lui non beve. Lascia stare. Siete una brutta razza, voi camionisti. Ehi, Eddie, sei lì dietro? Ah, ma chi me l'ha fatto fare di mettermi con questi mascalzoni? Ah! Le autorità sanitarie hanno comunicato che considerano potenzialmente la diffusione della nuova epidemia di rabbia la peggiore di questo secolo.
Alla stazione di polizia di Camelford, Kate Jepper ha parlato con il funzionario dell'ufficio di sanità, Claude Lapointe. Purtroppo non ci troviamo di fronte a casi di peste suina o di qualcosa di simile. Abbiamo già registrato diversi decessi solo in questa piccola area e in pochissime ore. Ora il problema principale è che non sappiamo cosa abbiamo contro. Vuol dire forse che non si tratta di idrofobia? Non sto dicendo questo, non questo per l'esattezza, ma deve trattarsi di un nuovo tipo di rabbia, perché manifesta dei sintomi che noi ed anche l'Associazione Sanitaria Mondiale che abbiamo già contattato non conosciamo. Quali sono questi sintomi? Ecco, vede, il periodo di incubazione di questo morbo è estremamente breve, diciamo 6-8 ore al massimo, un periodo molto più breve della normale idrofobia. Poi la vittima comincia a sudare, a tremare, con bava dalla bocca. E non è solo questo, quello che è nuovo è che la vittima che presenta tutti questi sintomi diventa violenta e vuole mordere chi gli è vicino. Questa fase di follia è seguita quasi subito da coma e qualche minuto dopo da una morte terribile ed è strano, direi molto strano. Quale consiglio può dare ai nostri telespettatori? La malattia si diffonde attraverso la saliva della vittima. La saliva è molto contagiosa, penetra nelle ferite aperte e nei tagli e provoca l'immediata infezione. E allora? Allora, non so che dire. Se incontrate qualcuno con queste caratteristiche, non fatevi avvicinare da lui e avvisate la polizia. Poco prima di andare in onda, lei ha menzionato la peste nera di Londra. C'è qualche rapporto? Non esattamente. Talvolta ci piace essere drammatici, anche perché per un... Hai visto? Sono ancora tra i vivi, Mindy. Oh, entra! Ma sono proprio tanto interessanti quelle carte. Se resta ancora qua dentro divento pazzo. In queste carte del dottor Kellogg c'è la soluzione del problema. Lo spero. Sono troppo stanco, accidenti. Oltretutto questi non ci fanno uscire. Santo cielo. È incredibile quello che accade. George! George, per l'amor di Dio, non obbligarmi a spararti! Stai indietro! Siedi sul pavimento e metti le mani sulla testa. Ma che succede? Entrate nella cella, voi, presto! Non avvicinarti, altrimenti sparo! Mai vista una cosa del genere. È quello che è stato morso dal dottore alla clinica di chirurgia plastica che ho fatto vaccinare. Evidentemente il vaccino non gli ha fatto niente. Rose, dove stai andando? Ho bisogno di andare a prendere un po' d'aria. Rose, sarai ancora un po' debole. E se hai bisogno di qualcosa, vado io. Non è meglio che rimani a casa? Ti preparo una cenetta come piace a te. No, Mindy, grazie. Mi conosci. Devo andare a prendere una boccata d'aria e lo sai quanto mi piace fare quattro passi prima di cena. Oh, bene. Allora vengo con te. No, no, no. Rimani e finisci quello che hai da fare. Io non starò via molto. Ok, fai come vuoi. Se dovessi girarti la testa, chiamami. Ok, lo farò. A tra poco. Ciao. Avrai tutto quello di cui hai bisogno. Stefano, io ho tanto bisogno di te. Oh, da quanti anni desideravo toccarti. Aspetta, Camille. Ho bisogno di droga.
scusi, non intendevo toccarla. Signorina, mi crede, vero? Io credo invece che lei l'abbia fatta apposta. No, glielo giuro. Stavo togliendomi il cappotto inavvertitamente e l'ho toccata. Bene, ci credo. Dove sei? A me piace davvero questo vieni genere di film, ma pare impossibile. C'è sempre qualcuno a infastidirti. Giù. Beh, senta, se potessi venire a sedermi vicino a lei, tutti penserebbero che siamo insieme. Chissà. Nessuno le darebbe fastidio. Il tuo cane fedele. E dopo potremmo andare a mangiare qualcosa. Chi che è? Ne dici? Ok. Avanti. E cosa desideri? Venga. Cosa desideri? Darti piacere. E tu sai come darmi piacere? Sai cosa devi fare per darmi piacere? Sì, sì, lo so. E cosa aspetti? Il tuo ordine, padrona. E allora vieni, cane. Vieni. Vieni sul letto. Vieni. Sto aspettando. Su, è un ordine, bestia. Aspettavo tanto questo momento. Amami, ti prego. Io me ne vado, Rosy. Ah, ho lasciato la macchinetta del caffè sul fuoco. Mi raccomando, non farlo uscire. Oh, ok. Ciao. Hai bisogno di qualcosa? Ti senti bene? Mi sto lavando i denti. Ciao. Sta tranquilla. Ciao. Ci vediamo. Thank you.
sono d'accordo, Mr. McLaren. Io penso che le autorità dovrebbero considerare questa epidemia più seriamente di quanto non facciano. La città è una macchina complessa, Mr. Lapointe. Non è facile amministrarla. E lei mi sta parlando di stato di emergenza. Non è facile. Non è affatto facile. Clark, perché ci fermiamo? C'è un camion in mezzo alla strada. Non possiamo passare, signore. Possibile che non ci sia nessuno? Scendi e va a vedere. Ah, ecco, viene qualcuno. Clark, abbassa il finestrino e chiedi perché la strada è bloccata. Ah, potrebbe essere uno sciopero. Sta attento. Sì, signore. Scende! Abbiamo parlato con il direttore della Organizzazione Mondiale della Sanità, arrivato dall'Inghilterra per curare i collegamenti con gli uffici sanitari dei paesi dell'Europa occidentale. Dottor Gentry, in alcuni ambienti si parla di grave stato di emergenza. Lei cosa ne pensa? È inutile farsi illusioni. Nessuno più di voi della stampa sa quello che sta accadendo da qualche giorno nella nostra città. La situazione è grave. L'Istituto Superiore di Sanità ha appurato che le vittime del morbo, attenzione, non si tratta di idrofobia, anche se con l'idrofobia ha qualche affinità, le vittime del morbo, dicevo, sono insensibili a qualsiasi tipo di cura e il male si diffonde con tale rapidità che è difficile stabilire se faremo in tempo a fermare l'epidemia. Intende dire che la nostra città potrebbe essere ridotta ad un enorme lazzaretto? Quello che intendo dire è molto semplice, anche se non sarà gradito dai suoi ascoltatori. Sparare a vista sui contagiati. È stato giudicato l'unico sistema per arginare l'epidemia. Se noi li rinchiudiamo, in brevissimo tempo cadono in coma e muoiono dopo pochi minuti. Come misura preventiva, la popolazione dovrà vaccinarsi contro la rabbia. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. E nient'altro. Potete andare. Fortunatamente abbiamo vaccinato. Però se mi starà aspettando. Ma certo, adesso ci andiamo subito. Prego. Dall'Istituto Arrivederci, Superiore di Sanità ripassiamo la linea allo studio. Salve. Per ordine delle autorità superiori, da domattina potrà circolare solo chi sarà fornito di una carta sanitaria come questa. Si prega di non lasciare la propria abitazione se non in caso di essità. Il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici sino a nuovo ordine. La polizia fermerà chiunque non si sottoponga alla vaccinazione. Mi dà le chiavi. Certo, eccole. Salve. Ti secca se mi siedo? No, perché? Sei qui per le spese di Natale? Tu fumi? Sigaretta? Vuoi una sigaretta? Hai un fiammifero? Hai da accendere? Vado a chiedere a quel signore laggiù. Torno subito.
Ha da accendere? Fermatelo, è uno di quelli! Fermatelo! In casa? È incredibile quello che è successo nella metropolitana oggi. In città sembrano tutti pazzi. Che c'è? Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? Ho paura di uscire. Ho tanta paura. Ma non c'è bisogno che tu esca, cara. Penso a tutto io. Oh, Rosie, ti capisco. Cara, ora devi cercare di calmarti. Se ti serve qualcosa, vado io a comprartela. La città è stata circondata per un raggio di 50 chilometri dalle forze armate. È fatto divieto a chiunque di superare la cinta sanitaria. La popolazione sarà rifornita di viveri e medicinali con lancio di paracadute effettuati dall'aeronautica militare. La polizia ha ordine di sparare a vista su chiunque dia segni di essere affetto dal morbo. Uno alla volta. Mi scusi, lei non ha la carta sanitaria? No. E allora si accomodi da questa parte, prego. Mi dispiace, ma deve recarsi all'ufficio competente. Mi scusi, senza carta sanitaria non può passare. Si accomodi da questa parte. Ehi, ferma quello. Mi dispiace, non può passare. Mi dia un suo documento. Ma è mio marito. Non è allergico alla vaccinazione. Non può trattenerlo. Lei se ne lo lascia andare. Accidenti, sembra di essere in guerra. Già. Non avrei mai immaginato che fossimo a questo punto. Senti, Arti, a casa ho lasciato mia nipote. C'è solo mia moglie, sono preoccupato. Devo vedere assolutamente come sta. Andiamo a casa mia. Ti do le chiavi della macchina e così vai a prendere la tua Rosie, ok? Sì, grazie. Senti, telefonami quando l'avrai trovata. Sì, va bene. Ehi, Art. Se posso darti un consiglio, lasciala perdere quella Rosie. Forse è da quella clinica che proviene il morbo. Sì, può essere. Ma vede, dottore, io... Sì. Grazie per la macchina. Porta chiusa e finestrini alzati. Certo. Buona fortuna. Anche a lei.
Cecil! Ehi, Cecil, sono a casa! Cecil! Sei di sopra? Ehi, Cecil! Dove sei? Cecil! Dove sei? Cecil. Dio. Dormi tranquilla. Hai sofferto tanto e hai bisogno di riposo. Domattina ti sentirai meglio. Dottor Gentry, quali sono i risultati delle indagini svolte? Qui c'è tua sorella che veglia su di te. È indubbio che i primi casi di questo nuovo morbo si sono verificati in una clinica di chirurgia plastica. La clinica Kenon. Come l'avete accertato? Il primo caso accertato di questo morbo è stato proprio il dottor Kellogg. Ma un infermiere della clinica ha rivelato che in precedenza un altro paziente era stato ricoverato con strane ferite e trasportato all'ospedale centrale. Sembra che avesse avuto dei rapporti con una ragazza che aveva subito una grave operazione di chirurgia plastica. Intende parlare di una portatrice sana? Ragazza, un'infezione. In questo caso si potrebbe parlare di portatrice sana. Operata presso la clinica di chirurgia plastica del dottor Kellogg e che sembra essere la causa prima del dilagare dell'infezione, non è stata ritrovata. Proseguono le ricerche. Jack, l'ho preso!
Rosie, non puoi uscire. È troppo pericoloso uscire. Mindy, non voglio che accada anche a te. Perciò dobbiamo starcene in casa. Tu, oltretutto, sei ancora debole. Ci sono qua io per te. Oh, mi fa male dappertutto. Ho bisogno di moto, di aria, di uscire. Io so di che cosa hai bisogno. Di un buon bagno caldo. Te lo preparo subito. Ti rilasserà. Vedrai. Ti sentirai molto meglio. Vieni, Rosie. Sei tu, allora. Di che cosa stai parlando? Sei tu quella che cercano, ne parlavano 5 minuti fa alla radio. Non capisco, di cosa stai parlando? Che cosa vuoi da me? Io sono la tua Rosie. La mia Rosie? Tu sei un mostro! Che ti hanno fatto in quella clinica, dimmi? Tutta la città ti cerca! Io ho bisogno di sangue. Io ho bisogno di berne. Se non ne bevo, muoio. È solo tua la colpa! Dovete la tua maledetta mano! Rosie, calmati! Lasciami! Calmati, Rosie! Deve esserci un modo per uscirne, tesoro. Andremo alla polizia. No! Buona, buona. Oppure all'ospedale. No, lo so, quelli mi ammazzano! Rosie, fermati! No! Rosie, voglio salvarti! Non mi ammazzano! No! Lasciami andare! Rosie, aspetta, aspetta. Stanni a sentire, non ti accadrà niente. Calmati, ti proteggerò io. Andremo insieme all'ospedale. No, no! Salve. È impensabile quello che accade. Io abito alla pensione al terzo piano. Pensi, sono rimasto solo. Non c'è più nessuno. Io sono la sorella di Mindy Kent. Mi sono rifugiata qui, ma deve essere uscita.
Pronto. Hart, sono io. Ah, finalmente hai risposto. Dovevo parlare. Rosie, dove sei? Stai bene, caro. Non ti ho morso, vero? Dimmi dove sei, voglio aiutarti. Ti prego. Io non sono un mostro, tesoro. Almeno non credo. Quello che mi hai detto mi ha spaventato perché potrebbe essere vero. Sì, potrebbe essere vero. E se sono io la portatrice, allora... Io ho ucciso Mindy. Ho ucciso tanta gente. Rosie, tu sei solo malata. Senti, voglio tentare un piccolo esperimento. Voglio provare che tu avevi torto, caro. Ho pensato... Sono a casa di un uomo. Capiscimi, caro, devo provare assolutamente a me stessa che non sono un mostro. Ho trovato un uomo sano e l'ho morso. Adesso sta dormendo. Starò con lui. Starò con lui finché non sarò sicura che non è... Starò con lui finché non sarò sicura che non è ammalato. E allora saprò... che non sono io la portatrice di questo male. Rosie, senti, devi uscire immediatamente di là. Non lo capisci? Ti stai suicidando. Sì, ma non posso restare con questo dubbio. Devo affrontare la realtà. Art, non voglio essere un mostro. Caro, dammi coraggio. Resta ancora al telefono. Non posso. Non posso. Ti prego, caro. Rosie, vieni via, ti prego! Dimmi dove sei. Vengo io a prenderti. Rispondimi, Rosie! Ti prego, fallo finché sei in tempo. Sei tanto debole, tesoro, non potresti neanche difendermi. Io devo farlo. Capisci? Non devi guarire, non devi farmi uccidere. Non voglio essere un mostro. Rosie, Rosie! Ho paura! Scappa! No! 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 Rosie, no, no. Signore e signori, questa è la mia ultima apparizione sul video. La nostra città è ormai un deserto, percorso solo dai pochi superstiti addetti al recupero delle salme. Numerosi casi di questo terribile e inarrestabile morbo sono registrati in tutte le parti del mondo. Che il Dio misericordioso ci protegga e salvi il genere umano da questa spaventosa apocalisse. Thank you.